Ciao, stavo dando un'occhiata al mio nuovo metodo. Suona e crea le melodie con la chitarra. Te lo illustro in questo video, ma prima sigla. Questo mio terzo metodo per chitarra ho cercato di dare agli allievi degli input per imparare a suonare le melodie con una corretta impostazione di mano destra e sinistra, leggere la musica in modo facile, veloce, pratico e suonare le melodie più celebri, le melodie belle e divertenti. Non solo però, ho dato anche all'allievo gli strumenti per creare le proprie melodie. Il concetto è quello di imparare, suonare e creare, cioè imparare qualcosa, metterla in pratica suonando delle melodie, ma non solo, creare anche delle proprie melodie. In questo modo l'apprendimento è ancora più forte e ancora più profondo. Ho diviso il metodo in due parti essenziali. Nella prima parte ho illustrato e fatto conoscere all'allievo le principali note sui primi tasti. Successivamente ho iniziato a far studiare all'allievo vari tempi, 4 quarti, 2 quarti, 3 quarti, e il punto di valore, la legatura, i tagli addizionali e tanto altro. In questo metodo l'allievo potrà anche imparare varie scale che servono per l'improvvisazione. A questo proposito, se volete, potete dare un'occhiata al mio metodo di improvvisazione. Imparando le melodie, successivamente l'allievo potrà imparare anche ad accompagnare queste melodie, a fare l'accompagnamento con l'altro metodo che ho fatto, corso di chitarra elementi base che tratta degli accordi. In questa pubblicazione sono anche presenti dei giri, come ad esempio i giri blues e altre strutture. Nella parte legata alla creazione, ho dato degli input all'allievo in base agli argomenti studiati, di modo tale che l'allievo può pensare, creare delle proprie melodie. Questo metodo si rivolge a chiunque voglia imparare a suonare le melodie. Non c'è una fascia di età prestabilita. I miei allievi, dai più piccoli ai più grandi, lo hanno adottato tutti quanti. Inoltre, sul mio canale YouTube, di cui trovate il contatto qui in descrizione, troverete una playlist con la maggior parte degli esercizi e delle canzoni del metodo, perché così potrete migliorare e capire meglio come leggere e suonare queste melodie. Se siete interessati a fare lezione con me e a studiare il metodo o i metodi con me, potete contattarmi per lezioni in persona oppure online in English e Spagnol. Se vi piace il video, mettete like, iscrivetevi al canale o alla pagina Facebook. Di questo trovate tutti i link nella descrizione del video. Quindi, se vorrete imparare a suonare le melodie delle canzoni che vi piacciono, imparare a leggere velocemente e facilmente la musica, potete farlo tramite questo metodo. Grazie molte, buono studio, buona musica, buone melodie. Ciao!